umano si trova a dover affrontare delle fasi evolutive. Di questo hanno parlato di grandi autori, Erickson, Levinson. Ognuno di noi, nelle diverse fasi della vita, si trova a dover apprendere dei compiti, a dover superare delle fasi evolutive fondamentali, necessarie per poter crescere, per potersi trasformare, per poter apprendere come vivere nel mondo. Per cui, per esempio, il bambino all'inizio sperimenta un grande senso di impotenza, perché in realtà non può fare molto, deve essere completamente accudito, deve essere seguito, come per esempio spiega Seligman, vive veramente un senso di impotenza profondo, che però via via crescendo riesce a superare, sviluppando invece un senso di potenza, di controllo. Anche Freud aveva ben spiegato queste fasi, dando anche lui la sua visione nelle fasi dello sviluppo psicosessuale. Allora, questa componente della crescita, del passare queste fasi evolutive è sempre presente. Ciascuno di noi dovrebbe interrogarsi in questa fase che sta vivendo qual è il compito evolutivo che deve superare, che deve affrontare. Cui dicevamo, per esempio, il bambino deve riuscire a sviluppare questa potenza, questa capacità di come spiegava Erickson, di diventare sempre più autonomo, sempre più indipendente, sempre più capace di vivere la sua vita, quindi di allontanarsi, per esempio, dalla mamma, di riuscire a fare le sue cose, poi tornare sentendosi sicuro di poterlo fare. Ecco, via via questo riuscire ad andare un pochino sempre di più verso la vita. Poi si arriva ad un'altra fase, una fase più avanti negli anni, nella quale per esempio durante l'adolescenza le persone si trovano a dover individuarsi, dover in qualche modo trovare una propria identità, un'identità che diventi sia da un lato la sintesi di quello che hanno assimilato dai propri genitori, quindi svolgendo questo ruolo così importante, così difficile, dall'altro generando qualcosa di nuovo, qualcosa che di differenza. Per cui in quella fase l'adolescente, dopo aver già superato tutta una serie di altre fasi, per i quali ti rimando ad altri approfondimenti, quello che dovrà fare è proprio di individuarsi, quindi di riuscire a mettere insieme tanti pezzi, dal lato la famiglia di origine, quello che ha visto con i propri genitori, da un lato quel modellamento che ha fatto sia in famiglia ma anche nelle relazioni con i pari, a scuola, con gli insegnanti, con tutta una serie di persone di riferimento. Ecco, in quella fase deve iniziare a fare sintesi, no? Iniziare a mettere insieme queste cose e trovare la propria identità. Quindi in quella fase magari è normale che una persona inizi a cercare un'identità di gruppo sempre più forte, no? Quindi trovandosi con amici, con persone, con conoscenti. Ecco, allora quella è un'altra fase evolutiva necessaria, per poi andare in un'altra fase ancora, dove ancora il tema dell'autonomia diventa importantissimo, in cui un figlio si deve staccare dalla propria famiglia di origine, costruire una propria realtà, che all'inizio è personale, dove nella quale c'è un'indipendenza, quindi un'indipendenza economica, grazie al lavoro, grazie al fatto di entrare veramente a pieno titolo nel mondo e diventare una parte che contribuisce ad esso, per poi arrivare a creare nuovi progetti, a creare nuove realtà, a creare famiglia, a creare altro. E lì allora si innescano nuovi compiti evolutivi, quelli di creare, di produrre, e molto spesso ecco la creazione proprio di figli, quindi di creare una famiglia, avere dei figli. E allora ecco che ancora i compiti evolutivi diventano altri, diventano quelli del riuscire a mettere da parte a quel punto i propri interessi, se stessi, non troppo, quindi preservando comunque una parte di benessere, di serenità, di cura di sé, ma nello stesso tempo dando il pieno impegno e la piena responsabilità verso i figli, verso quelle persone che dipendono da noi. Allora ecco che questa è un'altra fase, un altro compito evolutivo di responsabilità, di crescita, di piena adultità, nella quale la persona, che si deve essere quindi prima individuata bene rispetto alla propria famiglia di origine, ha creato una nuova famiglia,
una nuova realtà, un nuovo impegno. Allora, ancora avanti nelle altre fasi della vita, nella quale la persona fa esperienze e poi ancora fa sintesi, con questi cicli continui, no? Quindi di crescita, di autonomia, di esperienza e poi di sintesi, nelle quali la persona va a comprendere quello che è accaduto, quello che è stato, ad apprendere dei propri errori, a migliorarsi, a crescere. Quindi la famiglia, quindi ancora oltre, i figli crescono, allora è un'altra fase evolutiva, quella nelle quali, quella che per esempio Scavini ha ben definito con questa frase, il nido vuoto, no? Per cui si deve sviluppare questa intimità a distanza con i figli che vanno e che devono andare perché è giusto che così sia. Allora ecco, questa è un'altra fase ancora, dove si ritorna a se stessi, dove bisogna riprendere il contatto con la nostra vita, con quello che siamo, con quello che per noi è importante. Allora ancora investire su di noi, sulla nostra crescita e ancora avanti nelle altre fasi, fino ad arrivare nella fase più anziana, dove per esempio, come è stato visto da diverse ricerche, proprio per come è fatto il cervello delle persone anziane, una delle cose più importanti è quella di riuscire a tramandare, a trasportare, a passare ai giovani, alle persone che ci stanno a cuore, quelle che sono le conoscenze, quella che è l'esperienza, quello che abbiamo acquisito, quello che abbiamo sviluppato. Ecco, questa è un'altra componente fondamentale che in quella fase di vita diventa proprio un'esigenza forte e importante, fino ad arrivare poi ad affacciarsi ancora più in là a quello che è il dopo la vita, quindi iniziare a riflettere su questi temi importanti della vita e della morte, cose che in realtà a mio avviso è utile iniziare a fare già da molto prima, proprio per riuscire a dare un senso più ampio a tutta quella che è la nostra esistenza. Però ecco, tutte queste fasi di vita, tutti questi cicli della nostra esistenza sono importantissime e vanno considerate. Allora, ritornando all'intento che ti dicevo prima, devi proprio domandarti qual è la mia fase di vita, che cosa sto vivendo in questa fase, che cosa devo apprendere, qual è il compito evolutivo che sono chiamato ad assolvere. Saperlo per riuscire in qualche modo a inquadrare la nostra situazione, quello che effettivamente stiamo vivendo, da dove veniamo, dove siamo e dove andiamo.